Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberto Cammino e un abbraccio. Buon tutto, vi auguro il meglio per tutti voi. E passo la parola a Melman. Ciao a tutti quanti, scusate, devo andare a misurare la febbre, sono molto preoccupato. Ciao, ciao. Ciao a tutti, figli di Sultana! Aiuto, ho paura, aiuto Shaggy, Scooby-Doo! La prima domanda è in assoluto la più semplice, forse la più complicata. Chi è Roberto Cammino? Guarda, chi è? È un ragazzo, ex ragazzo, adesso uomo, che da quando era bambino era sempre affascinato dal mondo dello spettacolo, soprattutto dal teatro, dalla magia del cinema. Per me andare al cinema era sempre una magia, e supportata dall'atmosfera che si respirava in casa, perché chiaramente essendo figlio d'arte certe cose si respiravano in casa. E fin quando, insomma, ho avuto, diciamo, proprio la folgorazione all'età più o meno di 17 anni, quando ho raggiunto mio papà che stava facendo le prove di uno spettacolo a teatro a Roma, al Sistina. Entrando nel teatro vuoto, neanche nel teatro pieno, ho detto no, questo è proprio il mio mondo, il mio ambiente. Ho sentito proprio una chiamata, non so come dire, un qualcosa di magico. Guarda, hai fatto un riconoscimento. E da lì è cominciato quello che è stato il mio percorso, che è il mio lavoro, la mia passione, studiando, lavorando, facendo gavetta, crescendo piano piano, e oggi mi ha portato a quello che più o meno sono, e che mi fa essere contento la mattina di svegliarmi, perché mi alzo e mi ritengo tra i fortunati che può dire di fare, insomma, più o meno quello che gli piace fare. Da quando è iniziato ad oggi, come è cambiato secondo te il mondo, nella tua parte, nella tua visione, il mondo del doppiaggio? Allora, io ho avuto la fortuna di iniziare quando ancora c'erano gli ultimi scampoli del periodo magico del doppiaggio, perché comunque quando ho iniziato ho avuto la fortuna di lavorare spalla a spalla, anche spesso, perché si lavorava così e c'era meno abitudine a fare le cosiddette colonne separate, cioè che ogni persona andava a leggere al microfono e incideva la propria parte da solo, e poi dopo, insomma, al mix in un secondo momento si mixava tutto insieme. Ho avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco di quelli che io considero siano i nomi più grossi, storici, mitici di questo lavoro, cioè Pino Locchi, Cesare Barbetti, Vittoria Febbi, Maria Pia Di Meo, molti che ancora ci sono, molti purtroppo che non sono più, Giorgio Piazza, e Ferruccio Amendola. E quindi per me era entrare proprio in un Olimpo per quanto riguarda il doppiaggio, sicuramente. E oggi che le cose un po' sono cambiate, perché purtroppo, o per fortuna, per fortuna la tecnologia, purtroppo a volte quello che la tecnologia ha portato, cioè uno scegliere principalmente, diciamo, l'aspetto diciamo ottimizzante del lavoro e tecnico a discapito a volte di quello artistico, però comunque mi porta ancora a sentirmi nella tradizione di quel doppiaggio. E oggi è cambiato perché le cose vanno avanti, evolvono, cambiano,
Però a me piace lavorare ancora su quella scia, insomma, mi fa piacere essere un po' il testimone di quel mondo che prediligeva ancora e dava priorità all'arte rispetto un po' alla tecnica. E oggi cerco di creare un buon equilibrio tra risultato tecnico, tra l'ottimizzazione del lavoro e il gusto ancora magico del lavoro che facciamo. È cambiato perché, scusa, perché comunque, sai, c'era anche più tempo, perché una volta, oggi con la tecnologia, con il digitale, è tutto molto più rapido, tutto molto più veloce. Una volta si usava ancora la pellicola, sicuramente se hai parlato con altri colleghi te l'avranno raccontato, si prendeva il 35 mm, si faceva in tanti piccoli pezzettini, si proiettava un pezzettino alla volta, quindi girava, non è che andavi automaticamente con il programma al punto, quindi si vedeva, a volte la pellicola si bruciava, bisognava sostituirla, poi si accendeva la luce in sala perché nel frattempo il proiezionista doveva mettere l'altro pezzettino da doppiare e quindi c'era tempo per l'aneddoto, c'era il tempo per il racconto, c'era il tempo maggiore per la conoscenza umana, per affinare, per ascoltare, per provare. Oggi tutto questo non c'è, ecco, cerco di fare tutto quello che ho fatto e che mi ha regalato tanta magia di questo lavoro, compatibilmente con i tempi di oggi, cerco comunque di mantenere quel gusto, di mantenere quella magia che ho conosciuto iniziando. No, infatti noi diciamo che i tempi si stanno restringendo, ma soprattutto abbiamo sentito spesso e volentieri parlare di forma d'onda rispetto del frame dello stesso personaggio, cioè rientrare nella battuta, perché nel caso di Netflix o altre piattaforme, essendo che ci sono più doppiaggi, devono rientrare nei parametri, negli standard che dicono loro. In realtà qualcuno ci ha detto, se c'è la risata la dobbiamo fare, ma se il personaggio non fa una smorfia, ma in realtà l'audio non c'è, non la dobbiamo fare. Esatto. Oggi, soprattutto con certi clienti, in qualche modo, con certi committenti, l'attenzione tecnica è molto, molto spiccata, perché appunto il doppiaggio italiano poi deve andare parallelo alle tracce audio tedesche e spagnole, per cui per un fatto di protocolli e di standard bisogna rispettare appunto certe forme d'onda, bisogna stare attenti. Poi in realtà ho avuto il piacere e la fortuna di confrontarmi con alcuni funzionari, diciamo, venuti dall'America, proprio di alcune di queste piattaforme, e poi parlando in realtà mi hanno detto comunque siete voi che dovreste insegnare a noi come si fa il doppiaggio e non viceversa. Devo dire, sono stati molto più carini e molto meno così spasmodici all'attenzione tecnica. Cioè, loro giustamente hanno detto: noi abbiamo dei parametri e noi più o meno dobbiamo applicare varie piste audio, no, a un prodotto che poi mandiamo in tutta Europa, per cui ci serve una certa uniformità. Poi è chiaro che se tecnicamente. Se l'attore americano chiude con una labiale, con un movimento di labbra e nella traduzione attenta, pedisse guai all'attenzione alla traccia audio, questa chiusura di labbra va un pochino oltre, a noi va bene che comunque questo venga coperto perché in realtà si sono resi conto che spesso una certa attenzione dona maggiore naturalità al doppiaggio. Ecco, linea di massima sì, questa attenzione c'è, questa attenzione la pongo. Quando io soprattutto mi occupo della direzione del doppiaggio di un prodotto, sicuramente stiamo molto attenti anche a questo aspetto tecnico che è fondamentale, però io cerco sempre un po' come musicista jazz, cioè si approccia a uno spartito, magari sa che ci si può muovere un pochettino intorno, mantenendo sempre quelle note, muovendosi sempre più o meno in quello spartito con un po' di libertà. Perché non sia proprio un copia e incolla pedissequo, ma che comunque sia un adattamento italiano con un rispetto assoluto del prodotto originale, ma con quel po' di gusto italiano che ci appartiene un po' di più, insomma, ci ha fatto in qualche modo maestri di
di questo lavoro un po' nel mondo. La figura del detto direttore di doppiaggio, la figura del direttore di doppiaggio in realtà è comunque molto importante, perché i doppiatori che entrano in sala non conoscono il prodotto, è lui che deve spiegare ciò che deve fare poi alla fine, e quindi cosa deve avere dal doppiatore. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quando faccio il direttore di doppiaggio, chiaramente è proprio una vera e propria forma di regia del doppiaggio. Quindi, a meno che ci sono delle richieste della committenza su qualche doppiatore in particolare che è richiesto per determinati personaggi, insomma, una volta fatto, tra virgolette, il casting del doppiaggio, ai colleghi che si susseguono in sala, spiego cosa stiamo facendo, se si tratta di un film o di una serie, chiaramente, che tipo di personaggio è. Le prime scene che andiamo a doppiare si prendono un po' le misure insieme, si collabora per metterli, nel mio caso, nella condizione migliore possibile per affrontare il doppiaggio di quel personaggio. E io, quando faccio il direttore doppiaggio, soprattutto di questo mi preoccupo, di spiegare, di far entrare nell'atmosfera del prodotto il doppiatore e di metterlo il più possibile a suo agio per tirare fuori il 100% nella sua recitazione, in modo che sia il più giusto possibile tecnicamente, ma soprattutto artisticamente, cioè ci sia l'emozione giusta da trasmettere allo spettatore che sta godendo del prodotto. E parliamo di, abbiamo detto, doppiatore e doppiatore, perché molto spesso ci si gioca, perché il doppiatore è attore. L'emozione della quarta platea, stare sul palco, la sensazione che provi quando c'è di fronte il pubblico, che il doppiatore c'ha il microfono, l'attore in quel momento c'ha il pubblico davanti che ride, gioisce, piange, è lì alla ricerca di qualche emozione che l'attore... Che sensazione provi? Per me è irripetibile. Il lavoro alla fine mi ha portato a occuparmi prevalentemente di doppiaggio, ma per quanto mi riguarda, io che volevo fare l'attore e mi sento attore, per cui l'attività del doppiatore è una delle tante che l'attore può fare, insieme all'esperienza del teatro, del dramma radiofonico, del cinema, dello sceneggiato, televisivo, eccetera, eccetera. Secondo me la soddisfazione più bella e più completa, per quanto mi riguarda, è proprio quella di recitare sul palcoscenico. E la reazione del pubblico a una tua battuta, a una tua scena, a un tuo personaggio, soprattutto una risata. A me è sempre piaciuto molto fare ruoli comici a teatro, ho avuto la fortuna, insomma, anche di lavorare con professionisti importanti, di fare produzioni anche importanti. In questo senso, secondo me, impagabile. La risata del pubblico, l'applauso a fine spettacolo, soddisfa quella parte un po' narcisistica che abbiamo in qualche modo. E poi soprattutto ti fa capire che hai creato un piccolo legame con tu che sei sopra il palcoscenico, con chi è sotto, e per mezz'ora, un'ora e mezza si è condivisa un'emozione insieme. Ecco, questa è la cosa più bella che secondo me un attore può provare. Poi molti soffrono il rapporto col pubblico, per cui ecco, preferiscono magari lavorare dietro un microfono oppure magari su un set, ma secondo me l'esperienza, io la consiglio a tutti i ragazzi anche che si stanno avvicinando a questo settore. Sento molti che prediligono approcciarsi direttamente col doppiaggio cercando di essere esclusivamente doppiatori. Io, per quanto possano essere anche piccole esperienze in cantine, lavori off con 20 spettatori, 10, ma l'esperienza del palcoscenico per me rimane fondamentale. Io la continuo a consigliarla a tutti, perché è fondamentale. E hai fatto film, telefilm, cartoni, film animati, serie TV, tra cui ricordiamo i Puffi, Scooby-Doo. Mi pare di non vedere documentari. O la tua lista non è aggiornata? Forse la mia lista non è molto aggiornata. No, ne faccio molti. Oggi come oggi, sicuramente
la parte di reality, documentari occupa molta parte del lavoro del doppiatore e partecipo a moltissime lavorazioni anche per Discovery, che sicuramente è uno dei clienti più importanti in questo settore, ma anche per Netflix stessi. Ne ho fatti, per esempio, sono uno, diciamo, dei protagonisti fissi, proprio perché ne stiamo parlando, i documentari di Vite al Limite. Sono lo psicologo che prepara i pazienti ad affrontare il dottor Reno Saradan. Questa è una delle cose. No, lo faccio assolutamente, è lavoro, e lo faccio ben contento di farlo, è un'altra delle attività che si fa in questo settore. No, ne facciamo tanti. Qualche tuo collega mi ha detto è come salire sul lettino dello psicologo e riuscire a fare tanti lavori in poco tempo, cioè tu passi da una sala all'altra e fai tanti lavori facendo la stessa cosa, utilizzando la parola. Questo è vero. Ogni tanto ci dimentichiamo noi, diciamo, tra colleghi, tra doppiatori, e affrontiamo con molta spensieratezza questa attività. Però ogni tanto ci penso e dico, ma noi in una giornata, a me in una giornata capita di essere la mattina un poliziotto irreprensibile, il pomeriggio un pazzo furioso inseguito e la sera una persona follemente innamorata, respinta, che cerca di conquistare. Può anche crearti personalità multiple, nel senso che devi essere molto bravo a salvaguardare una parte di te stessa e lasciarla integra, perché sennò è un lavoro che può portare alla schizofrenia. E non so poi, io in primis e molti di noi colleghi, quanto di quello che facciamo in sala di doppiaggio poi ci portiamo nella vita, perché devo dire che tutti noi siamo molto bravi come categoria a entrare e uscire da un personaggio, e lo facciamo anche poi entrandoci con molta intensità, non è una cosa superficiale quella che facciamo. Siamo bravi, e riuscire a mantenere un proprio equilibrio anche emotivo a volte non è facile, e a volte mi rendo conto che la sera mi sento molto svuotato proprio psicologicamente ed emotivamente, perché se durante la giornata tu hai riso, pianto, strillato, ti sei arrabbiato, ma non soltanto vocalmente, per ricreare certe emozioni e per essere credibile le devi provocare dentro te stesso in qualche modo, no? Non ne devi essere vittima, se no si impazzirebbe, però sicuramente le devi provocare. E a volte, insomma, certe serate sono abbastanza, ti senti abbastanza svuotato, perché quando hai riso, pianto, strillato, eccetera, eccetera, insomma, c'è bisogno un po' di ricaricare le batterie, perché... Però devo dire che effettivamente noi lo facciamo in maniera molto istintiva, siamo molto bravi a entrare e uscire da noi stessi, insomma. E tra i vari personaggi che hai fatto, tra i vari lavori che hai fatto, qual è quello che ti ha dato tanta difficoltà, però in compenso ti ha dato tante soddisfazioni? Guarda, io ho la fortuna di essere stato utilizzato spesso come doppiatore in ruoli disparati, cioè perché molti direttori vedono in me un certo eclettismo per una mia capacità vocale, ma insomma mi capita di fare personaggi di varia natura, e quindi mi capita spesso di fare di affrontare dei personaggi un po' complessi, sia tecnicamente che sentimentalmente. Sicuramente uno di quelli che è stato molto faticoso fare, ma che mi è divertito molto e mi ha dato grandi soddisfazioni, se ne parla, è diventato un film di culto e quindi anche un personaggio di culto, è sicuramente il film Trainspotting, il personaggio di Spud che ho fatto, che era uno dei protagonisti, perché Trainspotting ha segnato un po' una generazione, e quel personaggio era molto difficile tecnicamente, perché aveva una voce molto gutturale, che però non doveva far scadere il personaggio nella macchietta, e quindi c'era una difficoltà tecnica nel ricreare quella vocalità, avvicinarsi il più possibile a quella vocalità e poi metterci dentro tutta la follia
del personaggio e del film. Scuole tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato? Che media avevo? Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante quello... Sicuramente è stato molto faticoso, mi ricordo. Abbiamo fatto questa lavorazione con allora il direttore di doppiaggio Francesco Vairano. È stato un bel gruppo, si lavorava tutti insieme. Insomma, è stata una bella sfida. E a distanza di tempo, insomma, sicuramente quella... Anche perché... Parliamo di una lavorazione di 25 anni fa, quindi ci avrò avuto 20, ma forse pure di più, avrò avuto 25 anni. Insomma, affrontare un personaggio così complesso, giovane, sicuramente insomma, è stata una bella sfida. Quello è uno di quelli che ricordo con più piacere e che sicuramente viene ricordato spesso. Mi è divertito molto, per esempio, fare le prime stagioni di South Park, perché nelle prime tre stagioni doppiavo Cartman, quando la serie era... trasmessa da Mediaset, poi è passata a un altro distributore che ha deciso poi altri casting e di dare lavoro ad altre società e quindi è cambiato tutto il cast. Ma io insomma nelle prime tre stagioni e nel film cinematografico della Warner sono stato la voce di Cartman. Forza Cartman, vai! Pezzo di merda, rispetta la mia cazzo di superiorità! E trovare quella vocalità e dargli cattiveria, simpatia, insomma anche quella è stata una cosa molto divertente, se parliamo sia di difficoltà tecnica che di risultato poi diciamo che è rimasto un po' nel tempo. E poi una cosa totalmente diversa, ma che è stata una bella sfida, per esempio in anni più recenti, un po' di anni fa, fare Jonathan Rhys-Meyers nella serie televisiva dei Tudors, dove lui impersonava Enrico VIII. Ecco, avere la possibilità di doppiare un attore impegnato in un personaggio rinascimentale, quindi con una recitazione più classica, diciamo che è meno consona, meno abituale, no? Alle serie che, diversa dalle serie che facciamo tutti i giorni, e con un certo piglio, perché era una personaggio che, essendo il re, doveva avere un certo carisma, una certa personalità, è stato molto forte e faticoso, però anche quella è stata una bella sfida, di colore, insomma, totalmente, diametralmente opposta a ecco, un personaggio come Spada o come Cartman. E questo, insomma, a distanza di tempo, dopo fai 30-32 anni questo lavoro, vedi insomma il ventaglio di personaggi che cominci ad aver affrontato, che hai affrontato, ogni tanto tiri un po' le somme e dici dai, qualcosina di carino abbiamo fatto. Sì, ma hai fatto anche comunque un film, due film almeno che hanno fatto tantissimo successo tra i ragazzi, che è Madagascar e l'ultimo dell'Era Glaciale, che poi in realtà poi la casa produttrice, per capito, di Madagascar, di l'Era Glaciale è stata venduta e poi è stata chiusa, quindi sì. I grandi successi dell'Era Glaciale in realtà poi sono finiti con la... Sì. No, rientra in quello che tu stavi dicendo, ho avuto la fortuna di fare personaggi molto divertenti e vari tra loro, sicuramente Madagascar subentrare a Fabio De Luigi, che io trovo uno degli attori comici contemporanei più brillanti, più divertenti che ci sono. Lui per motivi di esclusiva cinematografica, se non sbaglio, non poté fare i successivi Madagascar dopo il primo, fecero i provini e scelsero me appunto per fare Melman. Sicuramente è stato molto divertente, sicuramente un film di successo, un personaggio divertente, anche quella una bella sfida, o il personaggio dell'Era Glaciale. Sì, insomma, mi è capitato spesso. Poi sai cosa? Io sono un pessimo biografo di me stesso, nel senso che faccio le cose per il piacere di farle, non il piacere per aver il piacere di dire che l'ho fatte. Per cui spesso mi rendo conto che ne ho fatte tante e poi sono magari al pubblico, una persona che mi intervista che mi ricorda le cose che ho fatto, ma a me diverte soprattutto farle. E se tu mi chiedi cosa hai fatto oggi, forse non te lo so dire, perché quando esco, ecco, non mi piace dire, vantarmi, pavoneggiarmi, mi piace fare bene quello che faccio davanti alle regie o in cabina di regia quando dirigo, e lascio sempre il giudizio al pubblico, agli altri, no? Di valutare se ho fatto bene o meno bene quello che faccio.
È una cosa che abbiamo sentito anche da Cigliano, ho detto non mi posso ricordare tutto quello che faccio. Quindi a volte mi tocca andare a leggere perché poi lui rimase sorpreso quando gli fu presentato per la prima volta Kenny Guerrero, disse ma questo non verrà mai successo perché questo disse in realtà lui ha detto la più grande toppata che ho fatto perché in realtà poi è stato il più grande successo, cioè Kenny Guerrero è rimasto un Sì, successone. certo, un cartone animato cult, certo. Ma a me, guarda, è capitato, stavo con una ragazza, ai primi tempi che ci frequentavamo, andai al cinema a vedere un film che mi incuriosiva. Entro in sala, comincio a vedere il film e dico, ma questo film c'è qualcosa che, boh, non lo so, io lo conosco. E andando avanti nel film, a un certo punto sento un principe arabo, insomma, personaggio del film, ho detto, ma sai che mi sa che questo sono io? Lei sgranò gli occhi e mi disse, ma come, non ti ricordi un film così importante che l'hai doppiato? Ma in realtà era un film che era uscito con un titolo diverso da quello che era, diciamo, il titolo originale. Era un film dove si incrociavano tre storie diverse. Io avevo a che fare soltanto con uno dei tre protagonisti. Magari capita una giornata che entri in sala, sei pensieroso, ti preoccupi di fare bene quello che fai, ma insomma, ti senti un po' avulso dal contesto e non capisci bene cosa stai facendo, dove lo stai facendo. Cerchi di farlo bene, ma senza starti a farti troppe domande. Capita che il film esce dopo 4 mesi, 5 mesi che l'hai doppiato con un altro titolo, dopo che nel frattempo magari hai fatto altre tre serie televisive, altri tre film, cinque cartoni animati. A volte può succedere che anche facendo zapping vai avanti, dici, ma sai che questo film lo conosco, sì, e poi risenti la tua voce e magari riconosci che è un prodotto al quale hai partecipato. Parlando di voce, ti è capitato mai di stare da qualche parte e qualcuno che si ferma e ti riguarda e dice, ma tu sei questo personaggio? E ti chiama, non ti chiama per nome, perché lui non sa il tuo nome, in realtà ti chiama col nome del personaggio. Sì, diciamo che spesso facendo dei caratteri la mia voce è alterata, per cui magari, ecco, se, non, difficile, io non parlo nella vita per fortuna come parla Melman, no? Come parlava Cartman, però per esempio nel periodo che l'estate in cui mandavano la prima stagione dei Tudors, per esempio, mi è capitato che sono andato a. Ero poi dalle tue parti, pensa, a San Benedetto del Tronto, dove ho passato molte estati e molte vacanze, e ancora molti amici, ottimo ricordo di quel posto. Ma io questa voce, ma tu hai questa. Ma io l'ho sentita questa voce, ma tu. Ma ci conosciamo, no? L'ho sentita forse in televisione, ma aspetta, ma tu per caso. E mi è capitato, o come mi è capitato, che una persona era venuta a vedermi a teatro, ho fatto uno spettacolo musical al Sistina, e sono, insomma, ma io ti ho visto l'altro ieri, ma eri tu al teatro sul palco, dico sì, capita. Chiaramente più fai cose importanti di visibilità, più capita, soprattutto per un pubblico appassionato, magari ecco, di anime, e hai doppi con la tua voce. E c'è una forte riconoscibilità, o magari è doppio un attore particolarmente affascinante e il pubblico femminile rimane un po' accattivato dalla tua voce. Sicuramente, ecco, per certe performance, certe lavorazioni capita più facilmente. O sicuramente mi hanno detto: ma è una voce particolare, ma tu la curi, sento che hai un timbro importante, un modo di esporti. Allora magari si rendono conto che il lavoro insomma, che sei un attore, che fai un lavoro un po' diverso dalla normalità, tra virgolette. Allora, l'ultima domanda. Videogiochi li hai fatti mai? Sì, mi è capitato un paio di volte, una volta credo proprio facendo un videogioco di Madagascar, ho fatto doppiando Melman. E poi sì, però poche volte, sì, due o tre volte mi è capitato di fare videogiochi. Sicuramente è un lavoro molto più tecnico, spesso ripetitivo, perché chiaramente tu devi doppiare delle reazioni a eventuali mosse che un giocatore può fare.
Lì anche, ecco, in quel caso lì mi ricordo che bisogna stare particolarmente attenti alla traccia, ai tempi, fare entrare in certi punti precisi con una certa emissione la vocalità perché deve essere precisa di reazione a certe mosse, a certe combinazioni, quello me lo ricordo. Ultimamente no, una cosa molto bella che ho fatto, che mi è capitata, è aver fatto degli audiolibri. Quella anche è una bellissima esperienza. Leggere un libro e sapere che c'è una persona che entra in un mondo, nel mondo di uno scrittore attraverso la tua voce, attraverso la tua interpretazione, attraverso la tua visione di quell'opera, sicuramente è una bella magia anche quella, è molto affascinante. Quindi hai regalato nozioni anche con l'audiolibro. Sì. Scooby-Doo, che cosa mi dici di Scooby-Doo? Guarda, ti dico che l'ho doppiato per molti anni Scooby-Doo, mi sono divertito molto a farlo, poi per varie vicissitudini non l'ho più doppiato. So che, se non sbaglio, ancora Nanni Baldini adesso la voce ufficiale, per molto tempo dopo di me è stato lui, che è un collega bravissimo, simpaticissimo. È stata un'esperienza molto divertente, anche perché è legato a molti aneddoti con mio figlio, perché doppiavo Scooby-Doo quando mio figlio era piccolo e non capiva molto bene ancora come funzionava il doppiaggio, perché andava a dire all'asilo agli amichetti che io ero amico di Scooby-Doo e se io potevo telefonare a Scooby-Doo, e quindi avevo tutti gli amichetti di mio figlio che mi telefonavano a casa dicendomi per favore mi passi Scooby-Doo al telefono, e dovevo fare la voce di Scooby-Doo a svariati bambini che all'uscita da scuola a giorni alterni mi chiamavano per essere salutati da Scooby-Doo. Poi sono stato molto contento di averlo fatto, perché poi è un cartone che c'è da anni, ero bambino ed era uno dei miei preferiti, quindi insomma, quando mi è capitato per un po' di anni di prestare la voce a Scooby-Doo, insomma, sono quelle cose anche emozionanti che ti toccano un po', perché insomma, sono cose che, con cui sei cresciuto e sicuramente sono rapporti particolari, ecco, insomma, come quando capita che magari fai il ridoppiaggio di qualche vecchio film e ti capita magari di doppiare un attore che è stato un tuo mito dell'infanzia, insomma, sono cose molto molto carine, molto divertenti. È stato in quel periodo in cui si stava insieme nella sala con 4-5 persone e si girava intorno al microfono per poter fare il doppiaggio. A volte si girava intorno al microfono, a volte si stava proprio tutti ammucchiati facendo capolino uno davanti all'altro per guadagnare la postazione migliore davanti al microfono e non, diciamo, incidere in maniera più flebile, in modo che la voce risultasse ben timbrata davanti al microfono. Si facevano delle prove per il fonico che capiva bene i tempi, come eventualmente accompagnare la recitazione di ognuno, ma si faceva così anche scene dove ci si parlava un po'. Noi facevamo un film che era molto divertente, un film molto grottesco, si chiamava Cose molto cattive, se non sbaglio, con Cameron Diaz e vari attori giovani all'epoca, tra cui uno di quelli, se non sbaglio, era anche poi quello che è diventato regista di Iron Man, eccetera, eccetera. Facemmo questo film, erano cinque protagonisti, dove poi piano piano una volta morivano tutti, ma era un film comunque comico, drammaticamente comico. E l'abbiamo fatto praticamente, sì, era una, se non sbaglio, una festa tipo addio al celibato che piano piano diventava sempre più tragico. E l'abbiamo fatto in 4-5 alleggio, parlandoci uno sopra l'altro, proprio fisicamente anche. Però ecco, erano esperienze molto divertenti e il sentire una persona che ti recita vicino ti aiuta anche nei tempi, nel modo di porre la battuta, dai meglio la risposta o poni meglio la domanda e il dialogo sicuramente è più naturale. Oggi però ecco, questo a scapito di qualche piccola imperfezione tecnica. Torniamo al discorso di prima. Oggi magari si dà una priorità un po' a una pulizia tecnica a scapito anche un po' di questa naturalità che puoi avere recitando in due o tre persone insieme all'eggio, anche magari accavallandoti leggermente uno un po' sopra l'altro, e si perde un po' di naturalità e si guadagna un po' di pulizia tecnica. È giusto, è sbagliato, è così, punto. Sono contento di aver fatto anche l'altro tipo di esperienza, però sicuramente. Forse era un pochino più creativa, ecco.
aveva a che fare un pochino di più col lavoro dell'attore. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberto Cammino e un abbraccio. Buon tutto, vi auguro il meglio per tutti voi. E passo la parola a Melman. Ciao a tutti quanti, scusate, devo andare a misurare la febbre, sono molto preoccupato. Ciao, ciao. Ciao a tutti, figli di Sultana! Aiuto, paura, aiuto, Shaggy, Scooby-Doo-Minoo!